Siamo vicini allo stand di Camera di Commercio e andiamo a esplorare, continuiamo a esplorare tutte le varie, i vari fiumi, i vari affluenti chiaramente del grosso della Camera di Commercio. Adesso ci occupiamo di chi ha fondato Piazza dei Mestieri ed è vicepresidente ed è Cristiana Poggio. Cristiana Poggio adesso ci racconterà come le persone che sono in un passaggio della scuola, quindi dopo la terza media, e hanno praticamente più il desiderio di andare a cercare un'attività, imparare per bene un mestiere. Cristiana Poggio è quella che vi aiuta a farlo. Speriamo. Sì, Piazza dei Mestieri nasce oramai 20 anni fa, quindi quest'anno festeggeremo il nostro ventennale a settembre, in un settembre ricco di attività anche legate al gusto. Piazza dei Mestieri accoglie i ragazzi che hanno fatto botte con la scuola, quindi hanno perso degli anni, hanno finito la terza media un po', così, che decidono di non frequentare i licei, ma di usare le mani intelligenti. E così questa scuola è iniziata 20 anni fa, all'inizio 7500 metri quadri, ora aperto anche a Catania e Milano, quindi l'anno scorso abbiamo accolto oltre 11.000 ragazzi minorenni di questa fascia appunto d'età complicata, fragile, vengono da noi, fanno percorsi formativi finanziati dalla regione, vengono inseriti lavorativamente, ma già durante il percorso formativo hanno la possibilità di lavorare, quindi di vedere cosa devono migliorare e capire il fascino della bellezza del mettere le mani in pasta. Ed è così che noi abbiamo incontrato anche Camera di Commercio. Camera di Commercio si occupa delle imprese, ma ha bisogno di capitale umano. È iniziato un rapporto molto stretto. Siamo stati premiati tutti gli anni, oramai da molti anni, o per birra o per il cioccolato come maestri del gusto, perché all'interno della piazza lavorano i nostri maestri appunto, che insegnano ai nostri ragazzi le competenze professionali, tecniche e i saperi, ma insegnano il fascino, la bellezza del lavoro e del lavoro artigianale. Quindi noi siamo grati anche a quello che ci ha dato il territorio e della regione, per cui vogliamo ringraziare a settembre. Ovviamente la cosa migliore per capire cos'è questa cosa un po' strana che coniuga formazione e lavoro in un'alleanza strettissima e che alla sera si trasforma in un luogo di incontro per chiunque, quindi come le piazze di una volta, aperte ma un luogo anche protetto, quindi chiunque può venire da noi a comprare il pane, la pizza, il cioccolato, prendersi il caffè o prendersi la birra che produciamo noi, birra artigianale premiata come miglior birra bionda anche quest'anno. La cosa migliore, dicevo, è venire a trovarci a Piazza dei Mestieri a Torino, a Milano, a Catania. E quel vecchio e antico adagio che diceva che si impara facendo, questo è il meccanismo. Esattamente, in due parole quello che io, usando mille frasi, ho provato a dire: si impara dai maestri, si mettono in gioco le mani, si mettono in gioco le competenze e proviamo ad accompagnare i giovani a guardare con un po' più di simpatia al loro futuro dentro tutte le loro fragilità, complessità e fatiche che ci sono, è innegabile.